insieme. Questa magia, già di suo, di cui è ricca questa città, è lo stupore che ci serve come chiave per aprirci un mondo particolare. Non ci sarà difficile pensare che un cammello possa uscire da un muro e ad attraversare tranquillamente la sua città. Questo è il cammello di Gemma e di Alessandra. Io vi invito a seguirlo. Vi assicuro che scoprirete un mondo straordinario e fantastico. Allora, intanto volevamo ringraziare moltissimo Daniela Zambullin proprio per il suo, proprio per, la, vero, per il calore, per, il calore, per la passione, per l'entusiasmo, e anche ci ha subito molto incoraggiate a fare questo lavoro. E dopo volevo ringraziare Stefania Bertelli, che è una mia amica di infanzia, che giocavamo insieme addirittura in Campo San Polo quando eravamo più piccolina, e che sono molto felice che sia qui con noi. E poi volevo raccontarvi l'inizio di una storia, che sarebbe la prima storia scritta da Gianni. E dopo Gianni, subito, interverrà nel punto in cui la cerchiamo. Allora, siamo in Campo dei Mori. Campo dei Mori, siamo appunto su una situazione tipo di domenica pomeriggio, giorno di festa, non è specificato bene quale, comunque festa. Campo deserto, chi abita da quelle parti sa che sono zone, vero? Dove c'è sempre una grande calma. Si trovano questi bambini due, Giovanni e anche Cecilia, come ogni pomeriggio si trovano. Vogliono giocare e non sanno bene che gioco fare, come capita spesso, e vedono che arriva un artigiano che ha bottega lì, è un po' un falegname creativo, un falegname artista, artigiano. Vanno dentro in questo negozio, come fanno sempre, lui dice, ma sì, venite. E lui dice, guardate, ho anche un pacchettino di biscotti. No, sì, come una specie di questi che vedete, allo zenzero, dei biscottini allo zenzero. Loro tutti contenti cominciano a mangiare, l'artigiano che è anche il loro amico da colla, forbici, come così, insomma, spesso si fa con i bambini per fare stagione. Questi cominciano e subito... come si chiama l'artigiano? Gaetano subito riceve una telefonata, che appunto c'è una persona che lo chiama subito di corsa per fare, lui subito scappa, sì sì certo, scappo, e chiude la porta. E loro rimangono dentro in questo, dentro in questa vetrina così, proprio chiusi. E cosa fanno? Giocano un po' con la carta, con la colla, con qualche spugnetto, e dopo basta, si stufano. Intanto viene sera, qualcuno passa, li vede, crede che siano bambini che giocano, gli fanno anche delle foto, certi turisti, e loro, uffa, fateci uscire, nessuno li sente, e viene scuro. E loro sono lì, anche molto spaventati. Mi tremeranno le mani perché mi ha già detto che mi picchia se gliela leggo male. Ormai il cielo si era fatto buio. La luna stava sorgendo lontana, tutto era deserto, non passava anima viva. I due bambini si erano seduti in vetrina e non sapevano che fare quando un'ombra attraversò il campo. Che cos'è stato? Sussurrò Cecilia. Non lo so, forse un colombo. Era troppo grande per essere un colombo. In quel mentre altre due ombre passarono davanti alla vetrina e poi una quarta. Giovanni non riusciva a credere a ciò che stava vedendo. Quelle ombre altro non erano che le statue dei Mori. Cioè, erano proprio i Mori in carne ed ossa, come se niente fosse uno di loro. Quello col naso di ferro entrò nel laboratorio di Gaetano, prese la piccola panca, la sedia di legno e lo sgabello e li portò fuori sbuffando. Sempre a me tocca sfaticare! Hai voluto la posizione migliore? Hai messo in giro la voce che toccare il tuo naso porta fortuna? E adesso lavora!
gli rispose il moro con il libro e la barba. Ah, la solita panchetta scomoda! Si lagnò un altro moro portandosi le mani ai capelli che aveva lunghi e fluenti. Sistemati quei capelli invece di brontolare, sono almeno 600 anni che giri conciato in quella maniera. Sarebbe ora che ti dessi una regolata, gli disse il quarto moro, che era un po' storto e portava un turbante notevole. Dico solo che con tanti bei negozi che c'erano in giro, forniti di tutto, sedie comode, spezie profumate, sete preziose, l'unico rimasto aperto è questo misero posto, dove un tipo un po' svitato fa delle cose magari pure belle, ma un tantino scomode. Va bene, va bene. Io mi sistemo sulla mia cesta. Così tu ti metti qua e cerchi di non lamentarti, almeno per 10 minuti. E il moro, col naso di ferro, si accomodò su una specie di puff. Ora vi leggo una storia, disse con aria solenne il moro più vecchio, aprendo il suo libro. Gli altri stavano per protestare, ma furono interrotti da una specie di nenia proveniente dalla riva. Pepe de pepe de zenzoli buoni, buoni de succari, curcuma tinta, cubebe zenzeri e zenzeri, zenzeri verdi, zenzeri sorati, salamodiago, spigonardo, macis, cassia. Un'ombra si profilò lungo il margine del campo e all'improvviso la voce svanì. Nella chiara luce notturna tutto fu un silenzio, i mori seduti, la luna in cielo, i colombi addormentati nei loro nidi tra i tetti, le pantegane circospette. Anche l'acqua del canale sembrava immobile e muta. Giovanni e Cecilia contemplavano quella scena straordinaria e nessuno dei due riusciva a dire niente per lo stupore. L'ombra si era fermata e allora nel silenzio si avvertì forte un rumore, quello di qualcuno che stava annusando con impegno l'aria. E poi la voce tuonò: «Bordosti!» Tutti fecero un salto per lo spavento e il moro lagnoso rotolò per terra. Poi l'ombra riprese a muoversi, piano piano, facendosi via via più piccola. Qualcuno o qualcosa si stava avvicinando. E mentre Giovanni cercava con la coda dell'occhio una possibile via di fuga nel caso in cui fosse apparso un orco o un altro mostro assassino, l'ombra non ci fu più. E nel campo fece il suo ingresso un dromedario. Sì, ma un dromedario piccolo. Grande come un grosso setter, tanto per intenderci. Cecilia fu la prima a riprendersi dallo stupore. Che bel cammellino! E corse fuori per fare qualche carezza allo strano animale, dimenticandosi dei quattro personaggi seduti in campo. Per mille mastelli! Gridarono i mori in coro. Siamo stati scoperti per 200 galanghe! Tuonò il piccolo dromedario che aveva davvero una voce potente. Cos'è tutta questa ressa? E tu come ti permetti di chiamarmi Cammellino?
bambino! Hai idea di quanti anni ho io? Disse rivolgendosi a Cecilia, che fece un passo indietro per lo spavento. Giovanni si avvicinò per aiutare l'amica, ma la strana creatura non gli lasciò il tempo di parlare e cominciò ad annusarlo con molto interesse. Noce moscata? Candita? Chiese con voce suadente e un incredibile sorriso. Forse è il profumo dei biscotti della Irma, rispose Giovanni.